ogni notte squariate. Buonasera gentile amico pubblico e benvenuti alla nostra trasmissione Partito Cultura. Questa sera abbiamo l'onore e il piacere di avere ospite Giampaolo Branfanestrico. Branfanestrico, con la E aperta, ci tengo, scusi. Branfanestrico, noto attore impegnato del teatro salentino. Italiano, non mettiamo limiti, confini regionali, mi sembra superfluo, grazie. Ho capito maestro, un uomo che ha fatto della cultura, dell'arte, la sua colonna portante. Maestro, i telespettatori a casa vogliono sapere, ma quali sono state le tue fonti di ispirazione? Io fin da piccolo ho sempre seguito con attenzione, con molta attenzione, con la O chiusa, attenzione, il teatro del Novecento. Quindi dai grandi maestri da Brecht, Samuel Beckett, fino a passando per Stanislavski, Grotowski, fino al teatro di Strasberg, quello dell'Actor Studio. Ho avuto queste fonti di ispirazione e soprattutto ho fatto tante volte a teatro Pirandello. Maestro, ma come si svolge la giornata tipo di un attore di teatro impegnato? Si attori dalla mattina alla sera. Si è sempre attori, si imposta la voce, anche quando si va al supermercato e si domanda un etto di prosciutto cotto. La voce è diaframmatica, è piena e carica di pathos, perché si attori in ogni momento, si comunicano emozioni. Ma a questo punto l'altra domanda è, ma lei parteciperebbe mai ad una di queste trasmissioni commerciali trash della TV italiana? Grande Fratello, Isola dei Famosi, Uomini e Donne? Mai! Io non venderei mai l'anima della mia arte, la mia cultura, il teatro, tutto quello che ho fatto di importante, di glorioso nella mia vita per la TV commerciale. Mai non lo farei. Mai. A me mi sembra di averti già visto da qualche parte, però, maestro. Al teatro antico di Taormina? No, niente teatro antico di... Al Politeama, forse? No, teatro non lo vedo io. Io c'ero alla televisione. T'ho visto già da qualche parte. A Super Quark? No. Ah! L'ispettore Coliandro! No, è un equivoco. Non è il primo che ci capita. Io ho un omonimo che fa questi sceneggiati televisivi che si chiama Branfanestrico, però con la E chiusa. Io ho soltanto fatto solo teatro. Ho capito. Teatro e cultura, cultura, teatro, 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 importante. Tu! Anni 90! 99! No! Maria De Filippi! No! Uomini e Donne! No! Sì! No! Sì! Non sono io! Sì, cazzo, ti ho beccato! No! Sì! E dico... Le prove! Voglio le prove! Sì. Le prove! Dove sono le prove? Questa non è manco questa, è quest'altra... No! Queste due... Si fermi! No! Eccola! Non la tiri fuori, non la tiri fuori! 1999, uomini e donne, Maria De Filippi, pantaloni beige, scarpetta nera, calzino bianco, faccia da rimbicerito! Trovami un videoregistratore, l'abbiamo fregato, videoregistratore. Giampaolo. Che hai questo atteggiamento per ripicca? Ti ho spiegato perché no? Sì, questo atteggiamento di ripicca l'ho adottato subito dopo ho scoperto questo, diciamo, suo comportamento che mi ha dato molto fastidio. Io sono molto geloso, per carità. Ognuno ci può ripregiare i propri difetti, io sono gelosissimo. Tu sei sempre non me l'ha detto lei? Sì, sempre. Infatti, io sono cambiato atteggiamento. Quando andavi a giocare a pallone invece non era vero? Vabbè, adesso dico così. Adesso. E che c'entra? Che schifo. Mamma mia. Che schifo. Vado a studiare, non esco. Poi invece tu esci. Lei a casa, cosa stai a fare?
fai schifo, vergognati.